apporto musicale. Gigi ci sta parlando da giorni, alla fine ci ha convinto. No, io l'avevo già convinto prima, purtroppo è successo anche un fatto grave. Lady Gaga è un personaggio che forse cavalca la rete in modo strepitoso. Sì, forse il più grande marchio esistente oggi al mondo. Ho letto la classifica, sì, è il numero uno. E ne ha fatta una delle sue, Gigi. Ne ha fatta una delle sue, nel senso che c'è stato il sassofonista di Bruce Springsteen, che è Clarence Clemons, settimana scorsa è stato colpito da ictus, aveva suonato all'interno di una canzone di Lady Gaga. Lady Gaga ha voluto dedicare, nel momento in cui questa persona stava male, ma per far sentire vicini i propri fans, questo video, per cui ha invitato tutti i fans di Lady Gaga a comporre un pezzettino della canzone in onore in onore di Clarence Clemons. Purtroppo sabato sera è accaduto che questo sassofonista sia morto, per cui insomma questo è diventato un coccodrillo, come si dice in gergo giornalistico, proprio da dedicare a questo sassofonista. Però questo ci indica anche come oggi un personaggio mediatico come Lady Gaga possa veramente passare oltre quelli che sono stati i messaggi che per esempio abbiamo visto con John Lennon o piuttosto Michael Jackson. Lady Gaga, giovanissima, è così dirompente e sa utilizzare tutti i mezzi, da Facebook a Twitter, YouTube, e perché per esempio questo video ovviamente è stato caricato su YouTube, e sì, li sa utilizzare in una maniera incredibile, ma veramente appassiona milioni e milioni di persone. Qui vediamo appunto il suo messaggio. E purtroppo diceva: dai, speriamo che tu ce la possa fare. E su Twitter l'hashtag, quindi la parolina, era We Love Clarence, ed era stata ripetuta veramente in milioni di volte ed è sempre stata in testa alla classifica per tutta la settimana. Poi veramente un personaggio, Lady Gaga, che non ci finisce di stupire, con un mondo, quello di Clarence Clemons, una persona di 69 anni, quindi veramente lontano dal punto di vista generazionale, eppure è riuscita a fare una cosa di questo tipo. È vero che Lady Gaga è di origine siciliana, ho letto da qualche parte. È Germanotta. La signora Germanotta. Germanotta. Che fa, noi sembra il nome di un cuoco.